che insegna psicologia clinica e psicologia delle situazioni di crisi presso l'Università di Bologna, e anche direttore del Master Universitario di Cure Palliative e Terapie del Dolore per Psicologi, e dirige la rivista italiana di Tantologia, e cosa mi ha raccomandato di dire. Da questo è nato
che dal 2009 segue molte, per la verità molte meno persone di quelle che potrebbe seguire, perché se consideriamo che in questa città ci sono migliaia e migliaia di persone che rischiano di perdere il lavoro, che l'hanno perso, tutti mi dicevano: ma stai attento, ma se arrivano tutti come fate? Non sono arrivati tutti, per fortuna. Dopo magari. Così nasce il servizio che abbiamo chiamato servizio 1° maggio, in onore alla festa dei lavoratori. No, infatti io tornerei sul punto che stavi dicendo, perché da dati del Centro per l'Impiego abbiamo avuto modo anche di incontrare a livello provinciale, ci parlavano di circa 90.000 disoccupati, inoccupati sul territorio bolognese, e sono triplicati nell'arco di tempo che va dal 2008 oggi. Cioè, erano 30.000, sì. E la domanda mia è, allora, collaborando con voi vedo che i flussi non sono questi. Chi si rivolge quindi al servizio 1° maggio? Ecco, allora in questi anni direi che noi abbiamo avuto dall'ultimo operaio non qualificato che perde il lavoro fino al manager, e in mezzo una gamma di altre situazioni, cioè tantissime situazioni, le più varie. Da questo punto di vista, la prima, un'altra cosa che abbiamo imparato dalla nostra esperienza è che bisogna sfatare quel mito che sembra stare dietro tante considerazioni per cui che si pensa che i disoccupati sono tutti uguali. I disoccupati sono tutti diversi, non sono tutti uguali. Ci sono disoccupati poveri e disoccupati ricchi, disoccupati che sono lieti di aver perso il lavoro perché facevano un lavoro di merda, e disoccupati che non vedono l'ora di trovarsi un altro lavoro perché non sopravvivono. Disoccupati si sentono abbandonati perché nessuno gli dà retta, e disoccupati che vorrebbero trovare finalmente il loro lavoro. È una gamma di situazioni, per cui il nostro intervento è un intervento che mira ad essere personalizzato. Appunto, tu ci stai parlando di una serie diversa di tipologie. Tra parentesi, nel libro tu racconti alcuni casi che avete visto da vicino. Riusciresti a farci qualche esempio? Riusciresti a delinearci un po' quello che è il panorama? Ma io vi inviterò a leggere alcune una parte di un caso per farvi capire di che cosa si tratta. Cioè che cosa si fa e quali sono le problematiche. E vi leggerò un caso che è dal mio punto di vista molto importante, perché è il caso di un giovane. Si parla tanto del fatto che la disoccupazione è tanto più tragica quando si è più giovane, tanto si è più giovane. Non è sempre vero. Socialmente però la disoccupazione giovanile, perché ci sono disoccupazioni anche di persone di 50, di 50, che sono terribili, perché non ci sono prospettive, almeno quando il disoccupato è giovane, almeno è giovane, ma c'è, almeno è giovane. Il giorno che ha Andrea, eccetera, eccetera, 26 anni, è arrivato al nostro servizio, ho avuto la sensazione di essere di fronte a una bomba sul punto di scoppiare. Sintetizzerò quello che ci siamo detti in un dialogo che contiene l'essenziale del lavoro fatto con questa persona. Mi hanno detto che mi potete aiutare, disse con un'aria di sfida. Aiutare in cosa, ho risposto? A trovare un lavoro. Siamo psicologi, non un'agenzia di collocamento, ho precisato. Questo è un punto importantissimo per noi. Tantissime persone ci chiedono aiuto per trovare un altro lavoro, perché pensano che noi, come dire, li aiuteremo a trovare un altro lavoro. In realtà noi li vogliamo aiutare a non distruggersi nel frattempo che lo cercano. E allora che ci sono venuto a fare? Perché mi hanno mandato qui? Forse perché, non riuscendo a trovare un lavoro, stai male e hanno pensato che uno psicologo potesse darti un aiuto. Io non sono matto, ho risposto, ho solo bisogno di un lavoro che nessuno mi dà. E non ti sembra qualche volta di impazzire e non trovarlo? Più che altro mi sembra di essere una bestia pronta ad attaccare.
c'è una gran rabbia, a questo punto lo psicologo, io ho fatto lo psicologo, c'è una gran rabbia. E la sua risposta, ma lo sai tu da quanto tempo mando curriculum e a quante volte ho bussato senza che nessuno abbia mai risposto? L'ho invitato a raccontarmelo e mi ha detto che da più di 2 anni, da quando si era laureato in agraria, le aveva tentate tutte senza alcun risultato. E come cambi, le ho chiesto, sto a casa con i miei genitori che ogni giorno che passa sono sempre più triste. Come se alla mia età, dopo aver tanto studiato, essere disoccupati fosse peggio, e certe volte lo dico, di essere malati. E io così mi sento, malato. Non nel fisico, ma nell'animo. Uno con una tara di cui ignora la causa. Se campi lo stesso, perché hai tanta fretta di trovare un lavoro, dato che i tuoi possono continuare a mantenerti? Prova tu a dover chiedere a 26 anni soldi per le scarpe o per portare fuori una ragazza. È una continua umiliazione. E poi te lo fanno pesare? Loro dicono di non essere preoccupati per i soldi, ma per il mio futuro. Cosa farò quando non ci saranno più loro? E se a un certo punto volessi sposarmi e fare un figlio, dovrebbero mantenermi i nonni? La domanda dello psicologo, a questo punto, è una certa domanda. Ma cos'è il lavoro per te? Ma cos'è il lavoro per te? Il lavoro è il mezzo per realizzarsi come persone, ha risposto con chiarezza, per sentirsi qualcuno, utile, costruire qualcosa che duri oltre se stesso, qualcosa che resta testimonianza che sei passato sulla terra. Quindi tu sai che lavoro puoi fare. Certo, ho studiato agraria per dedicarmi alla natura, a renderla più produttiva e più bella. Quindi forse anche per questo che è difficile per te trovare un lavoro, perché non ti accontenti di qualsiasi lavoro. E perché dovrei accontentarmi se ho studiato per fare una certa cosa? Perché ci può essere un momento in cui di quel lavoro per cui hai studiato c'è carenza, cioè sono più quelli che lo vogliono fare rispetto alle necessità. E che dovrei fare? Rinunciarmi? Forse dovresti prendere atto della realtà, decidere se rinunciarvi o fare un altro progetto, oppure rinviare al futuro il tuo progetto e nel frattempo fare quello che vuoi per uscire almeno dalla tua condizione disoccupata che ti fa soffrire i tuoi. Forse hai ragione, ma prima devo riuscire a sfogare la mia rabbia. Non è giusto che la realtà mi dica sempre di no. La realtà non è contro di te, la realtà è quello che si è determinato nel tempo e che non tiene conto solo di te ma di tanti fattori. Che fai? Tutte le volte che non corrisponde alla tua volontà la distruggi o ti distruggi? A questo punto lui mi ha dato una risposta che io sono andato un po' in crisi. E non è questa la rivoluzione? Distruggere una realtà che rende infelici per costruire un'altra più favorevole? Ti vuoi quindi sfogare facendo la rivoluzione? Perché no? Non è un mondo di merda? Sì, per certi versi hai ragione, ma bisogna aver pronto un mondo migliore perché valga la pena distruggere il mondo che c'è, altrimenti si fa più male che bene. Noi siamo molto razionali. Allora mi distruggo io, non posso certo aspettare di essere così umiliato, accettare di essere così umiliato, nessuno mi ascolta, quello che desidero io è niente, non è meglio farla finita? Il problema con la distruttività è sempre lo stesso. Uccidi un altro che ti ha offeso e perdi la possibilità che ripari l'offesa e smetta di offendere. Uccidi te stesso perché sei troppo umiliato e ti perdi rinunciando alla possibilità di incontrare qualcuno che ti apprezza e sentirti orgoglioso di te stesso. Ma quanto bisogna aspettare? Sono anni che aspetto e non ce la faccio più, mi ha detto un paziente. Ecco, proprio questo è il punto. Quando uno è umiliato deve trovare il modo di sopportare e aspettare il tempo necessario perché le cose cambino. Mi sento scoppiare. Comincia a prendertela con qualcuno che non c'entra niente con la tua situazione. Questo è stato il mio consiglio. Comincia a prendertela con qualcuno che non c'entra niente con la tua situazione. E con chi me la prendo? Prenditela con me. Ma tu cerchi di aiutarmi, non c'entri niente. Appunto, io per aiutarti devo permetterti di prenderla con me. Tu fallo. Vediamo se è vero che non me la prendo. Se sarà vero, ti sentirai in colpa e capirai che questo è il modo per superare l'umiliazione, aspettando che qualcosa o qualcuno ti inorgoglisca, incontrare un altro che soffre per te, anche se non sei te. Senti, tu sei il diavolo, mi stai dicendo che sono i miei genitori quello con cui me lo devo prendere, per sfogarmi senza distruggere nessuno né me stesso? Sono
così la tua rabbia per essere umiliato e offeso svanirà e potrai cercare qualunque occupazione che ti consenta di aspettare di trovare il lavoro che ti piace o che ti stia dicendo. Non faccio dubbi. È una delle situazioni più critiche che si possono immaginare. Devo dire, venito a questa situazione mentre tu leggevi, a parte che vabbè, penso che sia facile per la mia generazione riconoscersi in questo tipo di situazione. A me è capitato di cercare con grande frustrazione il lavoro per un sacco di tempo e devo dire, riesco a capire, io avevo più sul senso di colpa che sulla rabbia, ma ero molto vicina a quel senso di impotenza totale. Un elemento salta fuori che mi sembra importante, devo dire due annotazioni. La prima è il fattore tempo, cioè il problema è che è un problema reale quello che non riesci a trovare immediatamente un altro lavoro, cioè quando tu ti rechi al centro per l'impiego, vai in agenzia interinale, stampi centinaia di curriculum, quello che hai in mente è la pesca di un altro lavoro, infilati in una situazione che possa sciogliere un tipo di... Invece anche un altro lavoro, in questo tempo diventa lunghissimo, cioè come affrontare una situazione che si... Perdessimo il lavoro, se uno perdesse il lavoro e ne trovasse un altro, tante problematiche non sarebbero così. Il problema è il tempo che passa. Che succede in quel tempo? Che tempo è il tempo della disoccupazione? È il tempo di un disagio. Ma che tipo di disagio è? Possono essere diversi disagi. Dipende dal tipo di lavoro che si è perso e dal tipo di lavoro che si cerca, cioè da chi ha perso il lavoro. Soprattutto dal significato che ha il lavoro per chi l'ha perso e per chi lo cerca. Per esempio, per tante persone, perdere il lavoro vuol dire perdere la possibilità di letteralmente soddisfare i bisogni fondamentali, di sbarcare il mare. Cioè, tante persone che perdono il lavoro non hanno i soldi per fare la spesa. Allora, questo è, come dire, un disagio che è un disagio di un certo tipo, cioè il disagio della fame, il disagio della povertà vera, il disagio di chi, perdendo il lavoro, tende a diventare un disadattato, cioè tende a non poter rischiare una cosa fondamentale, la sopravvivenza. Ma non tutti rischiano quello. C'è chi rischia, il tempo passa, tu non trovi lavoro. Che fa per esempio uno per cui il lavoro non, quando lo perde non gli consente di sopravvivere? Si arrabbia sempre di più, si sente sempre più abbandonato. E che cosa escogita? Fa debiti, fa una rapina, chiede un prestito, si affida a qualcuno. Quello che succede dipende da quello che c'è ancora. Cioè, in che misura si può permettere uno che deve aspettare di aspettare? Se passano 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, che succede? Diventa una bomba. Quello diventa una bomba. Però non per tutti succede. Per esempio, ci sono quelli che non hanno il problema di sopravvivere, cioè che passando il tempo la crisi non è sulla sopravvivenza, perché magari la moglie lavora, il marito lavora, magari hanno una casa, magari hanno un piccolo risparmio, sopravvivono. E però può essere gravissimo lo stesso, perché? Perché tu smetti di essere te stesso, cioè se il lavoro per te è un modo per realizzarti, per essere qualcuno, anche se sopravvivi, non basta che tu sopravvivi, non basta. Cioè tu piano piano perdi la tua autostima, ti cominci a vergognarti di quella situazione, cominci a deprimerti e poi anche cominciare a concepire che avere tentazioni distruttive o autodistruttive. Se ti arrabbi con gli altri, distruttivi. Se ti arrabbi, se te la prendi con te, sei forte. Quindi il problema è che succede man mano che si va avanti. Per esempio c'è una ricerca americana molto interessante in cui si dimostra che man mano che si avvicina a un anno di disoccupazione, diventa sempre più probabile un
dopo la soluzione di trovare un lavoro, mi vengono in mente varie opzioni che ti vengono date anche proprio socialmente, ma prima di tutto la percezione che io ho è che quando parliamo di disoccupati e quando andiamo a rivolgerci se disoccupati ci porta l'impiego, veniamo trattati un po' tutti nello stesso modo, no? Mentre tu ci dicevi il panorama che avete visto voi, il punto di vista vostro sulla realtà, e invece regolato una cosa completamente diversa. Ecco, noi lavoriamo, quando una persona arriva da noi, noi cerchiamo di capire qual è il suo disagio, il che vuol dire cerchiamo di capire che significato ha per quella persona il lavoro, e cioè dove la perdita del lavoro colpisce, cosa colpisce, quali bisogni impedisce di realizzare, quali beni del lavoro. E l'attività umana, un'attività umana tendente a procurarsi dei beni, il bene del cibo, il bene dell'identità, il bene della collaborazione con gli altri, del sentirsi socialmente a posto, una serie di beni. Un'altra cosa che il lavoro ti consente è di avere, ecco, per esempio, quando tu fai un buon lavoro, stai bene, hai una buona qualità della vita, riesci a distrarti dal pensiero del lavoro. Se invece tu non hai una buona qualità della vita, ti viene in mente che la vita fa schifo, e tutte le volte che la vita ti viene in mente che fa schifo, ti viene in mente che fa schifo. Se tu ti realizzi attraverso il lavoro, tu pensi, ti rassicuri, più sei solido con identità, e più vuoi pensare che durerai, cioè ti rendi conto in un certo modo lo stesso è nella collaborazione. Allora come lavoriamo? Quando uno arriva, noi cerchiamo di capire qual è l'origine del suo disagio, cioè qual è il significato del lavoro per quella persona e qual è il lavoro giusto per quella persona. Il che vuol dire, cioè qual è lo scopo del lavorare. Il che vuol dire che se lo vogliamo aiutare, dobbiamo aiutarlo praticamente su due dimensioni. Impedire che si distrugga o che distrugga, cioè impedire che arrivi non in grado di tornare a lavorare quando trova un altro lavoro, e nello stesso tempo cerchiamo di aiutarlo a fare di quel tempo della disoccupazione, un'opportunità, cioè l'opportunità di avere un tempo per trovare un lavoro giusto, un lavoro migliore di quello che non un lavoro peggiore, non un lavoro qualunque. Perché per un certo punto un lavoro qualunque non basta. Concretamente come succede questo? Concretamente succede questo, nel momento in cui non sei più solo, c'è qualcuno che ti aiuta a capire in che direzione devi andare, si può fare un progetto, cioè noi aiutiamo la persona a fare un progetto lavorativo di un certo tipo. Faccio l'esempio più paradossale: se arriva uno che ti dice quando ho perso il lavoro sono stato contentissimo perché facevo un lavoro schifoso, no? Tu non gli dici, sì, ci sono anche queste persone. Noi non possiamo pensare che per quella persona l'aiuto sia quello di trovare un qualunque lavoro, cioè un altro lavoro. Non è questo il problema. Il problema per quella persona è di pensare che la disoccupazione può essere positiva. Ecco, però il problema è il nostro lavoro. È un lavoro però che non può essere, non può bastare da solo. Questo deve essere chiaro, non è che il nostro lavoro basta da solo. Cioè, se per esempio una persona, il nostro lavoro può bastare per esempio a far sì che il lavoratore non si proponga che molte persone hanno bisogno di un lavoro diverso, ma invece di utilizzare la disoccupazione, il tempo della disoccupazione, per trovare un altro lavoro migliore, e hanno fretta di trovare subito un lavoro. Hanno fretta di trovare subito un lavoro, anche se si possono permettere di aspettare. Guardate, è paradossale questo, perché questa è l'ideologia del nostro tempo. L'ideologia del nostro tempo è che l'importante è avere un lavoro, no? Ci sono molte persone
per cui non è importante avere un lavoro, l'importante è avere un certo lavoro. Quindi, allora, il problema è quando noi ci troviamo di fronte, per esempio, le persone, l'obiezione potrebbe essere questa: se uno ha bisogno di un lavoro immediato per sopravvivere, voi che fate? Se uno chiede, non vengono, non vengono, oppure vengono, chiedono un sussidio e noi gli diciamo che non siamo quelli. Non vengono, da noi vengono quelli che hanno un disagio psicologico, da noi dovrebbero venire quelli, ma è spessissimo, hanno un disagio psicologico, ma pensano che non sia un disagio psicologico. Questo è uno degli aspetti più interessanti, cioè quello di aiutare le persone a prendere consapevolezza del fatto di quello di cui hanno bisogno. Ecco, questo è il vero aiuto che noi riusciamo a dare. Riuscire ad avere la consapevolezza, naturalmente se tu poi hai bisogno di un lavoro che non esiste o di un lavoro che ti devi inventare, è chiaro che non basta, non si può. Però il primo passo è un passo di consapevolezza, di progettualità rispetto alla vita. Parlando così e tirando un po' le fila delle ultime cose che hai detto, mi verrebbe quasi da dire che alcuni dei beni che tu prima indicavi, che ci sono procurati dal lavoro, a un certo punto diventano invece beni utili da utilizzare per ricominciare una vita e anche una vita lavorativa. Penso in particolare all'idea del fatto di avere una propria identità e di avere un tessuto di relazioni. Perché se... Cioè, è come quasi se tu stessi dicendo che alle volte bisogna invertire i fattori, non è il lavoro che ci dà quello, ma dovremmo ripartire da quello per avere il lavoro. Bisogna che sia chiaro che noi siamo immersi in una cultura che si dimentica una cosa fondamentale rispetto al lavoro. Cioè che per poter lavorare, prima di poter lavorare, deve esistere un mondo umano, non nella giungla del lavoro non ha senso. Deve esistere un mondo, cioè per poter lavorare c'è un prima e c'è un dopo. Per esempio, noi tutti conosciamo persone che il lavoro ce l'avrebbero ma che non sono in grado di sostenerlo, che glielo offrono ma non lo vogliono il lavoro, che anche se glielo danno non lo reggono. Cioè per poter lavorare ci vuole un prima e ci vuole un dopo, c'è un prima e un dopo, che c'è un prima e c'è un dopo del lavoro, cioè quello che rende possibile il lavoro. Che cos'è? Uno, io mi ricordo sempre mio fratello che faceva fatica ad alzarsi la mattina e gli dicevano alzati, è ora di andare a lavorare, no? E dice, ma perché devo andare a lavorare? Che cavolo vuoi? Io non mi alzo. E allora il banale gesto di alzarsi per andare a lavorare implica che cosa? Implica che ci sia prima di lavorare. Cioè, perché tu lavori? Da dove viene la tua spinta a lavorare? Perché il lavoro? Che cos'è il lavoro? Ecco, per esempio, se tu hai come scopo di procurarti dei beni di cui godere, no? E il lavoro è un mezzo per procurarti quei beni. E naturalmente tu cerchi un lavoro e meno faticoso, sì? Perché se per tu per procurarti dei mezzi per stare bene, devi stare malissimo, devi fare il facchino e non riesci a portare i sacchi che devi trasportare, e poi dopo ci starò bene quando mi mangerò una bistecca. No, guarda, contro non va. Allora il problema è, rispetto alle persone che tu ti devi alzare per andare a lavorare, per quale motivo ti alzi? Che cosa è che fa sì che ti... tu ti possa alzare? Ecco, per esempio, è certo che se uno non ha un minimo di socialità, se non ha una casa e se non ha nessuno attorno, non può lavorare, non va a lavorare, no? Mio fratello perché non andava a lavorare? Perché non andava d'accordo con nessuno, non aveva nessuna certezza che andando a lavorare, tornando a casa, quella fosse ancora casa sua, perché non si sentiva bene a casa sua. Uno parte da casa, ma deve avere la casa. Ora questo ce lo dimentichiamo sempre, tant'è vero che vanno a lavorare quelli che stanno sotto i ponti, quelli che stanno sotto i ponti non ci vanno a lavorare, quelli che non hanno una trama sociale se non c'è un primo. Ma tu andresti a lavorare se sapessi che una volta vai a lavorare e appena ti danno i soldi
arriva uno che te li toglie. Cioè tu attorno devi avere qualcuno che in qualche modo ti lascia quando devi. Allora, il problema, la cosa che non ci dimentichiamo è che non si può affrontare la problematica del lavoro e quindi del non lavoro, cioè della disoccupazione, senza collegarla alla vita in generale, senza collegarla alla vita. E che rapporto c'è tra la vita e il lavoro? Il lavoro è tutto, può essere tutto, per cui tutto è lavoro. Qualunque attività può essere considerata lavoro. Oppure il lavoro è tutto, cioè è attraverso il lavoro che ci proponiamo. Oppure il lavoro è una cosa importante, ma non è. C'è qualcosa al di là del lavoro. Quando uno è disoccupato, chi è? Uno per cui il lavoro è giusto, per cui tutto è lavoro, o per cui il lavoro è un mezzo, ma c'è qualcosa al di là? Forse quest'ultima opzione aiuterebbe le persone ad affrontare il disagio psicologico, immagino. Pensare al lavoro come qualche cosa che è soltanto una parte, al di là di questo c'è altro. Anche un modo diverso di intendere il lavoro. Però il problema è che le tre dimensioni, tre motivi fondamentali per cui si lavora, soddisfare i bisogni fondamentali, essere se stessi e costruire un mondo comune insieme agli altri, che sono queste le ragioni fondamentalmente, non vanno separate. Per esempio, quando se tu facessi soltanto un lavoro per gli altri, per esempio un medico, uno psicologo, fa un lavoro per gli altri, no? Ma se non gli danno la paga che gli consente, il salario che gli consente di comprarsi il salario, quello l'indomani non si presenta, no? Il problema è che le dimensioni del lavoro vanno considerate tutti insieme, però ci può essere una prevalenza di una o dell'altra delle tre dimensioni. Allora, tutte le volte che uno lavora, le volte che è disoccupato, bisogna cercare di capire, per aiutare una persona, quale dimensione ha. E partendo appunto da questa constatazione, da questa comprensione di quale dimensione primale, dov'è l'opportunità? Dov'è che si inserisce in questa opportunità? Invece di trovarsi in crisi rispetto a quel significato, a quel valore che si è dato al lavoro. L'opportunità sta proprio in questo, che quando ogni lavoro è un lavoro che, a seconda del motivo per cui lavori, ti aliena da una parte di te. Tutti i lavori ti alienano da una parte di te. Quando tu lavori per gli altri, inevitabilmente fai meno conti e non ti arricchisci, traggono i soldi. Quando lavori per te, inevitabilmente te ne freghi in realtà di lavorare per gli altri. Quando lavori per dare un senso alla tua vita, per la tua identità, inevitabilmente trascuri le altre cose. Allora, il problema è che noi dovremmo andare in una direzione totalizzazione, cioè il lavoro, in definitiva, è lo strumento per migliorare la vita. Ma non è lo strumento, se è lo strumento, se migliora la mia vita e peggiora, forse tu pensi di aver concluso qualcosa, se migliora la tua, pensi di aver concluso qualcosa, ma che succederà quando ci incontreremo io e te? Succederà che litighiamo. Allora qual era la tua domanda? Qual era la domanda? Quale opportunità io posso riuscire a trarre anche dalla disparità che si crea? L'opportunità è data dal fatto che il tempo della costruzione può essere un tempo distruttivo o può essere un tempo costruttivo. Perché distruttivo il più delle volte invece che costruttivo? Perché non c'è nessuna attenzione al tipo di lavoro e al lavoro giusto. Perché si ha l'idea che tutti i lavori sono uguali.
se tutti i lavori sono uguali, la disoccupazione è un male in sé. La disoccupazione non è un male in sé. Non solo, ma chiediamoci perché c'è la disoccupazione. La disoccupazione è stata inventata nel 1910. È stata inventata, non c'era prima. Prima le persone lavoravano in senso intermittente, in modo intermittente. Lavoravano quando avevano bisogno. Quando non avevano bisogno non lavoravano. Ma questo, siccome bisognava tenere accesi i forni, non era possibile. Allora dice, o lavori sempre o non lavori mai. E così è stato inventato. Ma la disoccupazione moderna, da dove deriva? La disoccupazione moderna ha due fonti fondamentali, la giocavamo dimenticare, deriva dalla meccanizzazione dei processi di lavoro e deriva dalla finanziarizzazione dell'economia. Cioè la disoccupazione non è un destino, la disoccupazione è qualcosa che deriva direttamente dal modo di organizzare il rapporto col mondo. Cioè nella nostra cultura qual è la ragione per cui si lavora? A quale tipo di lavoro ci educano? Noi, nella nostra cultura, a quale tipo di lavoro veniamo educati? Veniamo educati al lavoro per sopravvivere? Veniamo educati al lavoro per farci un'identità e per costruire noi stessi? O veniamo educati al lavoro per collaborare con gli altri e fare un mondo comune? Qual è il lavoro a cui si veniamo educati? Anna Arendt, la filosofa Anna Arendt, distingue tra homo laborans, homo fabre e homo activus. L'homo laborans è quello che lavora per soddisfare i bisogni fondamentali. Nella nostra cultura è questo che prevale, questo modo di lavorare che prevale. Cioè, nella nostra cultura, gira gira, vorrebbero ridurci a lavorare per sopravvivere. Vogliamo lavorare per essere noi stessi, per essere qualcuno, no? Ma è difficilissimo che si lavori per gli altri e per costruire un mondo comune. Allora, la ragione per cui le cose stanno in questo mondo, cioè la ragione per cui la disoccupazione è qualcosa di negativo, è perché in una certa ottica, del lavoro, in una certa condizione del lavoro, è negativo. Cioè chi non lavora è un fabbrullone. Ma chi non lavora potrebbe essere, per esempio, un giovane, se invece di parcheggiarli lì per 10 anni senza lavoro, i giovani, noi in quel tempo in cui cercano il lavoro, in cui sono inoccupati, li aiutassimo a trovare il loro lavoro, quel tempo sarebbe un tempo sostanzialmente diverso, con una funzione sostanzialmente diversa. E perché tutti i lavori sono uguali? Cioè perché lavoriamo, dovremmo lavorare sempre con lo stesso motivo? Che succede? Ma in realtà, per esempio, tantissimi giovani avvertono questo. Ci sono giovani che dicono, il tempo in cui cercavo lavoro era il tempo in cui ho capito perché volevo lavorare e quale lavoro volevo fare. Non era un tempo negativo. Era un tempo, ma perché è negativo? Perché la nostra cultura tende a prevalere la ragione del lavorare per sopravvivere. Tanto è vero, cioè cosa vuol dire? Per garantirsi una buona qualità di vita e dimenticarsi che si deve morire e distrarsi dall'idea della morte. Questa è la nostra cultura. In questa ottica la disoccupazione è una cosa distruttiva e tragica. Allora noi dobbiamo aiutare le persone a non distruggersi, ma cosa vuol dire? Vuol dire aiutarle a cambiare finalità al lavoro. Cioè vuol dire che il lavoro va cambiato. No, il problema non è trovare un lavoro, il problema è trovare un lavoro migliore. Il problema è cambiare il lavoro. D'altra parte, anche quando tu ce l'hai è la stessa cosa. Non è solo quando non ce l'hai. Quando ce l'hai il lavoro, vediamo la cosa positiva. Dici che bello, c'ho un lavoro, ma fa schifo. Che voce è allenante. Dici che bello, c'ho un lavoro. Fate lo stesso anche quando il lavoro ce l'hai. Allora il punto è che non bisogna separare il lavoro dal non lavoro. Noi infatti l'abbiamo chiamato non lavoro e non disoccupazione, perché vuol dire che è lavoro e non lavoro. È lavoro non, è il lavoro che non c'è, è il lavoro che non hai, quindi è sempre lavoro, sempre di lavoro si tratta. Beh, direi che come sempre io apprezzo
lato utopico anche della sfida che tu lanci, che queste cose ci sente. Devo dire che, essendo un po', condividendo un po' la tua vena utopista, ci trovo molte più possibilità, cioè penso che questo discorso possa essere letto in maniera utopica. Lo dico anche perché a noi è capitato di confrontarci con altre persone e di vedere quel sguardo carino ma con una certa diffidenza, no? Come se volessimo. Esatto, e volevo proprio arrivare lì. Invece volevo chiederti se forse è il momento giusto di chiedere a voi che cosa ne pensate, se avete delle domande, qual è il vostro punto di vista sulle tesi che sono state raccontate. Non vi fate intimidire. Basta aspettare. Il silenzio è talmente pesante, non so che fa. Ci dovremmo ricordare
di una grande disoccupazione arrivano sempre nel momento in cui chi lavora sta meglio. Per quale ragione? Ci sarà? Non lo so, io sono cresciuto nell'atmosfera del pensiero del sospetto, Freud, Marx, così eccetera, però un sospetto viene. Era, cioè, tutti andavano in ferie, c'era, cominciavamo a dire che forse, quando cominciavamo a dire che forse con l'automazione Keynes nel 34, l'economista inglese Keynes diceva che noi potremmo lavorare tutti 3 ore al giorno. Basterebbe. C'è un altro, il più ricco del mondo, messicano, non so come si chiama, il quale dice che noi potremmo lavorare 3 giorni alla settimana. Per il resto non sarebbe. Perché non si può fare? Per quale ragione non si può fare? Appena ci avviciniamo lì scoppia una grande crisi. È una grande crisi. O lo lascio lì come punto di domanda. Non sarà che la finanziarizzazione dell'economia, cioè l'idea che non è quello che produciamo, ma l'importante è che produciamo qualcosa che si consumi e si deteriori, compreso il tagliabrodo, come diceva Dario Fo, purché il tagliabrodo si consumi però, che se il tagliabrodo dura, sì, non è così, si ferma tutto. Non è importante quello che produciamo. Se il contesto della disoccupazione è questo, se le ragioni della disoccupazione sono queste, e probabilmente e ci sono buone ragioni per pensare, non possiamo considerare la disoccupazione dal punto di vista del pensiero mainstream, per cui tutti si affannano a cercare di vedere come si possono creare posti di lavoro. Non quali posti di lavoro, non posti di lavoro, quali posti. Non posti di lavoro, perché se posti di lavoro vuol dire che il lavoratore è sempre in qualche modo subordinato, vuol dire concepire la soggettività del lavoratore non come di qualcuno che lavora per collaborare con gli altri e migliorare il mondo, ma come di qualcuno che lavora per qualcun altro, per qualcuno che vende la sua forza di lavoro, naturalmente può anche non vendere, è libero di non vendere, non vuole. Però devo dire che questo tipo di discorso che stai facendo, cioè io mi provo ad immaginare come potrei essere una vera libera da questo meccanismo e arriviamo lentamente al concetto del reddito di esistenza, reddito di cittadinanza, cioè quello che poi alla fine, no? Un po' ti può togliere da quel tipo di meccanismo di dover vendere il tuo lavoro, oppure no? Certo, questo è abbastanza importante, cioè secondo me molte dei dibattiti di oggi si arenano proprio su questo, no? Siamo sicuri che sia vero che non ci sono le risorse per aiutare i disoccupati a poter aspettare quel tempo che ci vuole per trovare un altro lavoro piuttosto che affannarsi a trovare uno subito? Siamo sicuri che non ci sono le risorse? Se tutto resta fermo non ci sono. Cioè, allora il salario di cittadinanza, chiamiamolo pure come vogliamo, è ovvio che tra l'altro in una certa misura in altri paesi europei c'è, siamo solo noi la Grecia che non ce l'abbiamo, no, ma in altri paesi c'è, però il punto è per non essere utopico. Come si reperiscono i soldi? Perché il problema è questo, se tu devi stare un anno disoccupato, un anno e mezzo, e non hai fretta perché lo prendi come un'opportunità per chiederti cosa volevi fare, cercare un altro lavoro e così via, come fai ad aspettare se non hai salario? Non puoi aspettare, quindi inevitabilmente. D'accordo, ma da dove si prendono le risorse? Allora il problema, quello per non essere utopici, in questo libro c'è una modesta proposta. Dobbiamo fare un'alleanza, ci vuole un'alleanza diversa dalle alleanze che abbiamo oggi, no? Bisogna allearsi tra quelli che producono la vera ricchezza, cioè il capitale non finanziario.
capitalisti quelli che producono beni, scarpe, macchine, macchine forse no, già un po' meno, pentole, no, taglia brodo no, cose vere, oggetti, bene. Intanto però ci vuole, cioè vuol dire che bisogna, ci vuole qualcuno che produca, perché altrimenti dove lo prendiamo? Bene. Poi che ci vuole? Se intanto quelli che hanno, che sono disoccupati, gli dà il salario di cittadinanza e non li aiuti, può darsi che si distruggano lo stesso. Quindi il lavoro di cura è importante. Un altro alleato è quello che fa il lavoro di cura. Tra l'altro il lavoro di cura è l'unico lavoro che non può essere misurato in termini di forza lavoro. È l'unico, il lavoro alla persona, sono d'accordo tutti gli economisti, il lavoro alla persona è senza prezzo. Se tu alzi uno che è caduto per terra e lo coccoli, quanto vale quella coccola? Si può misurare? Non si può misurare, è misurato, è al di là di ogni possibilità di misurazione. L'alleanza tra chi produce, chi fa il lavoro di cura, chi si sente responsabile nei confronti, perché chi non lavora non può aspettare? Perché quando tu non lavori e hai tutta una serie di bisogni, bisogna che qualcuno ti ospiti, bisogna che qualcuno un po' del frutto del suo lavoro, quelli che lavorano, un po' della solidarietà, la solidarietà sociale, da dove deve, questa solidarietà da dove deve derivare? Soltanto da quei poveretti che hanno il salario? La solidarietà deve derivare anche dai ricchi, no? Allora ci sono certi, e ci sono certi ricchi che sono solidari, mica tutti i ricchi si tengono tutto quello che hanno. Allora, un'alleanza tra questi soggetti può consentire di dare un salario a cittadinanza, perché si produce, perché c'è solidarietà, perché c'è il lavoro di cura. Poi, naturalmente, un'altra cosa importante è sentire nei confronti di chi non ce la fa, per esempio, la responsabilità di aiutarli. Perché senza sentire questo, che me ne fotte a me, non sono cavoli miei. No, per esempio, questo è molto diffuso, questo atteggiamento. Cioè, io mi sono guadagnato, tu guadagni e ti puoi vivere. Cavolo vuoi. No, la responsabilità, se uno non ce la fa, se uno non ce la fa, di chi è la responsabilità? È nostra, di tutti. Perché è nostra, di tutti, la responsabilità di aiutarli? Perché se si distrugge e mette una bomba e ci fa saltare in aria, di chi è la responsabilità? Se diventa, se si suicida, se non può sfamare la famiglia, di chi è la responsabilità? La responsabilità è degli altri, perché quello non può fare niente, quello manda curriculum ma nessuno lo ascolta, no? Allora è un'alleanza di questo tipo che può, come vedete non c'è niente di comunista. Niente di comunista, assolutamente nulla di comunista. E direi che stavo guardando, credo che forse siamo arrivati al termine di questo incontro, non so se c'è ancora qualcuno che... Non voglio finire però. No, scherzo, se c'è ancora qualcuno che, come dire, esatto, prima che sia troppo tardi. Esatto, un'ultima osservazione, che ancora qualche spunto, qualche domanda. Io dicevo, se c'è una certa classe sociale che è abituata a un forte tenore di vita e penso che non ci rinuncerà mai, è un'abitudine proprio di vivere in un certo modo, allora non sarà mai solidale. Ma perché secondo me per esempio io penso che se il mondo diventa senza senso importa anche a quelli che hanno un altro tenore di vita, perché non serve a nulla avere un tenore di vita in un mondo che non ha senso, non serve assolutamente a nulla. Oggi per esempio c'è un fenomeno, no, ma sarà l'abitudine, sì, d'accordo, ma guardi, per esempio nelle tutte le grandi metropoli del mondo succede una cosa, c'è un fenomeno molto molto particolare. I ricchi si barricano, si devono barricare. Le sembra che sia vita quella, ma anche loro dovrebbero essere liberi di uscire. E se spontaneamente
insieme del potere, perché il secolo è il potere. Il potere glielo lasciamo, il problema è il potere glielo lasciamo, perché anche i potenti, il potente per esempio, non si può comprare l'amore di un altro. Morirà anche lui. Impotente, fa ridere. Il potente che si monta e dice che è potente, fa ridere. Fa ridere. Perché anche per quanti ce ne sono felici potenti, se non sono felici quelli che lavorano a tempo determinato, figurati se sono felici potenti. I potenti non sono felici, per niente sono felici. Allora il problema è c'è il lavoro umano è il lavoro che tende a rendere la vita sensata per tutti, ricchi o poveri, non è importante, perché anche quelli hanno bisogno. Il problema è che la nostra cultura tende a, noi tendiamo a voler imitare a tutti, per esempio tutti vogliono diventare ricchi, no? Non sapendo che una delle cose peggiori al mondo è essere ricchi. Essere ricchi vuol dire essere preoccupati sempre che ti rubano quello che hai. Che... guardate che essere ricchi è una sfiga. Beh, direi che con questa massima che mi è piaciuta tantissimo, devo dire, mi hai fatto venire in mente una cosa molto carina, che tempo fa davanti a un caffè qui abbiamo parlato di una cosa e tu mi hai detto una cosa davvero molto bella. E io ti dicevo, adesso in questo mondo ci vogliono tutti squali, e tu hai detto, sarebbe un problema, perché se rimangono solo gli squali poi si mangiano tra di loro e poi si estinguono. Quindi in un certo senso è interesse anche dei potenti, ricchi, eccetera, avere Menuse, Magelli, Cerni. Ma secondo me io sono, per esempio io da questo punto di vista sono fiducioso, noi li possiamo convincere ad essere ricchi, li possiamo convincere, gli conviene. Sì, l'ultima domanda. No. Oh. Era un'altra osservazione sull'ultima domanda. Credo per esempio che le proposte che stanno emergendo ormai da più parti, più citati quello di quelli industriali messicani, sono l'uomo del nome più ricco del mondo messicano, è perché probabilmente ci sono già altre persone, altri potenti, che stanno riprendendo questo concetto della diminuzione dell'orario di lavoro, del tempo di lavoro. Ma perché probabilmente può diventare conveniente, perché arriveremo a tutti, non si cambia direzione, che ci saranno delle tensioni per ovviamente la sopravvivenza, la sentita, e quindi anche quella virgolette condizione privilegiata di queste persone verrà messa in discussione. Poi rimane comunque da dire una roba, che quel messicano ha detto 3 giorni alla settimana, non ci sono ragioni, sono 3 giorni alla settimana contro quelli che si fanno oggi, quindi non sarebbe poi tanto meno il tempo di oggi. Si lavora sempre. Poi si lavora sempre, va bene. Ma ci potrebbe anche stare tutto sommato, cioè in una logica diversa, perché ci potrebbe pure stare. E quindi io credo che sia una strada che in qualche modo è una delle poche strade che si possono percorrere, cioè ce ne sono diverse, bisogna sperimentare, comunque sono tempi in cui delle certezze, le certezze non ci sono più, sono venute meno se mai ci sono state, quindi siamo in campo aperto. No, però scusa, una certezza io ce l'ho, cioè la seguente, che se nella vita non ci fosse l'amore, le feste e la creatività, sarebbe meglio uccidersi. Io questa certezza ce l'ho. Questa storia che non ci sono più certezze, se non ci fosse amore, festa e creatività, se non ci fossero le feste dell'unità, se non ci fossero l'amore, le feste e la creatività, a cosa servirebbe tutto? Non servirebbe assolutamente a nulla. Allora, il problema è, se noi lavoriamo, facciamo un lavoro che ci consente di amarci, di fare festa, di essere creativi, va benissimo. Se troviamo un lavoro che abbiamo perso, che ci consente di amarci, di fare festa, di essere creativi, va bene. Altrimenti non va bene. Per esempio, quando i giovani che fanno quando aspettano di trovare un lavoro? Fanno festa, si amano e cercano di essere creativi. Che fanno i giovani? Quello fanno, no? Guardiamo loro
che non gliene frega niente a nessuno, che i valori sono altri, il valore appunto è il potere. Ma però appunto Bill Gates, il più ricco, uno dei più ricchi, ha detto: a che serve tutta questa ricchezza se non faccio del bene a nessuno? E la moglie